Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Astro Samantha, ricevuta al Quirinale. Samantha Cristoforetti è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel corso dell'udienza, il Capo dello Stato ha consegnato al Capitano dell'Aeronautica l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e le ha voluto ribadire che durante la sua missione sulla Stazione Spaziale Internazionale è stata seguita con affetto e ammirazione da tutti gli italiani. Dopo la cerimonia, Astro Samantha ha pranzato con il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Cristoforetti ha trascorso 199 giorni nello spazio grazie alla missione Futura, diventando l'astronauta ESA con il periodo più lungo di permanenza a bordo. Attualmente sta trascorrendo un periodo di riabilitazione alla vita sulla Terra in Germania. Partita Nemo, la missione sottomarina di Luca Parmitano. La strada per lo spazio passa anche sott'acqua. È partita il 20 luglio la missione Nemo della NASA con a capo l'astronauta italiano Luca Parmitano. Si tratta di sperimentare in un ambiente subacqueo nuove tecnologie destinate all'esplorazione spaziale. I risultati degli esperimenti sottomarini saranno utilizzati per programmare missioni umane su Marte o sugli asteroidi. Tra gli strumenti in dotazione al team anche un particolare perforatore mai provato prima che permetterà di raccogliere campioni di suolo. Sott'acqua saranno sperimentate anche le comunicazioni da zone remote e gli spostamenti in ambiente ostile. La missione che si svolge sul fondo dell'Oceano Atlantico a 19 metri di profondità a largo della Florida durerà 14 giorni e sarà ripresa in streaming. Monossido di carbonio congelato nel cuore di Plutone. Nella regione a forma di cuore individuata su Plutone si nasconde del monossido di carbonio congelato. A rivelarlo sono state le osservazioni dello strumento RALF a bordo della sonda New Horizons della NASA. Il flyby risale allo scorso 14 luglio. Mai prima di allora avevamo ricevuto immagini della superficie del misterioso pianeta nano. Il monossido di carbonio congelato si trova in un'area priva di crateri, situata al centro a sinistra della zona a forma di cuore, informalmente denominata Tombaugh Ridge, dal nome di colui che scoprì Plutone nel 1930. È una zona che non è semplice spiegare, dicono dalla NASA. La scoperta di grandi aree pianeggianti va al di là di ogni previsione fatta prima del flyby. Paura sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per la quarta volta in 15 anni gli astronauti in servizio sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno corso un grave pericolo. Sulla traiettoria del più grande laboratorio orbitante mai costruito nello spazio si è inserito il detrito di un satellite meteorologico russo. L'impatto sarebbe stato devastante. Il detrito è stato avvistato con soli 90 minuti di anticipo, troppo pochi per cambiare la rotta. Così gli astronauti si sono rifugiati nella Soyuz, pronti al peggio. Per fortuna i resti del satellite sono passati senza danneggiare in alcun modo la stazione. Di recente, la ISS è stata dotata di un sistema per incenerire i detriti spaziali, in modo da neutralizzare il rischio di impatto. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Samantha Cristoforetti aveva espresso un desiderio, quello di mangiare un'insalata nello spazio, magari con dei pomodori freschi. Durante i suoi 199 giorni di missione, che l'hanno resa l'astronauta ESA con la permanenza più lunga a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, per lei è stato impossibile e si è potuta rifare solo una volta tornata sulla Terra. Fu lei stessa a raccontare che il primo pasto che si concesse, per noi normale ma da sogno per chi vive nello spazio, fu un'insalata con pomodori, tonno e noci. Futuro, però, i suoi successori potrebbero essere più fortunati. La nuova frontiera dell'esplorazione spaziale è riuscire a ricreare oltre l'atmosfera dei cibi che abitualmente coltiviamo a terra. Il mondo scientifico e tecnologico studia da anni come portare l'uomo ad atterrare su Marte o su un asteroide, ma immediatamente dopo questo traguardo ce n'è un altro inevitabile, e cioè come riuscire a colonizzare altri corpi celesti producendo i viveri in loco. Le nuove frontiere dell'agricoltura puntano proprio a questo e sono diversi i progetti estremi attualmente in corso. Un primo punto sulla questione è stato fatto a Roma, dove si sono riuniti università, scienziati, ricercatori e imprese al convegno Agrispazio, colonizzare Luna e Marte per nutrire la Terra, evento organizzato da Lazio Innova con il coordinamento scientifico dell'Università di Tor Vergata. Le coltivazioni spaziali aprono nuove strade anche per quelle tradizionali a terra, perché tecnologie d'avanguardia possono aiutare a ridurre gli sprechi, come quello dell'acqua per esempio, o a ottimizzare le risorse a disposizione.
Il tema di sistemi ecologici chiusi in ambienti confinati per produrre a risorse zero è al centro del gruppo di lavoro IBIS, in cui industria, ricerca ed esperti cooperano per dare una visione nazionale per il medio e lungo termine. A coordinare il gruppo IBIS è Salvatore Pignataro dell'Agenzia Spaziale Italiana, che chiarisce subito che la colonizzazione non è dietro l'angolo. La colonizzazione non è vicinissima, spiega, la strada da fare è ancora lunga. E per questo è importante sviluppare tecnologie che passo dopo passo portino al risultato di rendere possibili le coltivazioni extraterrestri. In un ambiente ostile si dovrebbe puntare sui cosiddetti organismi estremofili, capaci di organicare l'anidride carbonica e di fissare l'azoto atmosferico, resistendo alle radiazioni e al disseccamento. Potrebbero essere impiegati nella produzione di cibo, di ossigeno e di energia, ma anche per sostenere la crescita delle piante in assenza di umani. Le sperimentazioni ci sono e sono diverse. Innanzitutto sulla Terra si simulano le condizioni spaziali provando ad impiantare coltivazioni in ambienti estremi come il deserto o i ghiacciai. Se ne occupa per esempio la Mars Society, che ha selezionato volontari per affrontare il deserto dello Utah come se fosse il pianeta rosso e che spedirà i finalisti della prova sull'isola Devon, nell'Artico canadese. Un esempio è anche il progetto europeo Eden ISS, coordinato dall'Agenzia Spaziale Tedesca DLR. Parte nel 2017, dura 9 mesi e si svolge in Antartide. Della squadra che si occuperà di Eden ISS fanno parte 10 persone, tra cui un ragazzo vegetariano, che quindi dovrà la sua sopravvivenza alla riuscita dell'esperimento. E ha l'obiettivo di testare in un ambiente analogo parzialmente a quello spaziale la possibilità di creare del cibo sano, nutritivo e in maniera ripetibile in un ambiente confinato e a stretto contatto con l'uomo in un isolamento totale rispetto all'ambiente che lo circonda. Le prospettive sono per noi, che siamo una realtà industriale che lavora nell'ambito spaziale, è quella di mostrare che è possibile coltivare nello spazio e quindi portare una piccola parte della nostra biosfera per rigenerare le risorse vitali e ridurre il costo delle missioni spaziali di operazione, di esplorazione. Mentre per la Terra questo sicuramente ha dei ritorni, perché le tecnologie che andiamo a sviluppare servono a ridurre i consumi e gli sprechi anche delle coltivazioni di terra e quindi ci permettono di essere più bio, di ridurre i concimi chimici, di ridurre l'uso di pesticidi e soprattutto di ridurre considerevolmente il consumo d'acqua nelle coltivazioni tradizionali, ma anche nelle coltivazioni idroponiche già utilizzate nel nord Europa o negli ambienti aridi come Israele, Messico o il sud degli Stati Uniti. Gli studenti universitari sono impegnati per raggiungere nuove frontiere, in particolare lo fanno con i progetti AgroSat e CROP. Il primo si occupa di un sistema satellitare per realizzare colture nello spazio, mentre CROP è l'app Made in Italy che si è aggiudicata il premio internazionale nella categoria Global Impact dello Space Apps Challenge e va in aiuto degli agricoltori per il controllo dello stato di salute dei loro terreni. Il monitoraggio include l'uso di sensori locali e immagini radar acquisite dai satelliti, con lo scopo di tenere sotto controllo l'evoluzione di fenomeni pericolosi per l'agricoltura e con l'ambizioso obiettivo di controllare le invasioni degli insetti.